una delle tappe regine del Giro d'Italia. Dopo aver lasciato Bassano, i corridori arrivano ad Arsiero, che è qui giù. Affrontano la prima salita di giornata. Ci sono oltre 4000 metri di dislivello da attenderli. Oggi percorrerò la prima salita, quella che mi porta a Forcella Valbona, Passo Coe, Folgaria, poi i corridori si getteranno verso Calliano. La salita comincia a farsi sentire. La salita cominciava a farsi sentire solo nelle prime rampe dopo Arsiero. Poi la salita di 10 km per raggiungere Tonnezzo del Cimone è tutta molto pedalabile. Ci sono un sacco di gallerie, un paio di boschi e la copertura ombrosa che raffredda abbastanza la temperatura. Nonostante ciò, siamo qui a Tonnezzo del Cimone, piccola pausa ristoro e poi si ricomincia a salire. Dimentichiamoci le amabili e pedalabili rampe che ci hanno portato a Tonnezzo del Cimone e ci gettiamo nella natura, una natura che parla di rossi, gialli, arancioni, quasi ci fa tuffare in una valle d'oro. E poi all'ombra della montagna, dove le temperature si abbassano, proseguiamo per tutta la metà costa, quasi fino ad arrivare all'altopiano dei Francolini. Poi attraversiamo la nuda roccia per affrontare le ultime temibili rampe di Forcella Valbona. Qui le pendenze si fanno molto molto più arcigne e sarà solo la prima vera fatica per i corridori della giornata. Prima salita di giornata terminata, ora lunga discesa fino a Passo Coe, poi Folgaria, poi di nuovo un'altra lunghissima discesa fino a Calliano e all'orizzonte si staglia una vera salita e una vera montagna che farà sicuramente selezione. Naturalmente sto parlando del Bondone.